Benvenuto Andrea, il prossimo speaker appunto è Andrea Lazzarotto, che è un consulente informatico forense e uno sviluppatore software. Il talk che presenterà è un talk sull'acquisizione forense di pagine web, in particolare appunto obiettivi, approcci e metodologie. Bene, molto interessante Andrea, vai, tocca a te. Grazie Davide. Buon pomeriggio a tutti. Allora, è già stato introdotto appunto l'argomento, quindi partiamo subito. Sì. Ecco. Allora, come dicevamo, sì, io mi occupo appunto di digital forensics e di sviluppo software. Mi interessano alcune tematiche anche appunto sull'acquisizione web e ad esempio anche la WhatsApp forensics, l'anti-forensics, cioè la manipolazione delle prove, queste cose qua. E ho sviluppato un paio di software open source che potete trovare in alcune distribuzioni, ad esempio Recuperabit e Carbon 14. Tra l'altro Carbon 14 poi lo vedremo brevemente in uso, insomma. Ecco, quindi qual è il contenuto di oggi? Sostanzialmente è diviso in tre parti. La prima è un'introduzione su quali sono gli obiettivi di un'acquisizione forense di una pagina web, perché ci può interessare fare questa cosa. Dopodiché vediamo magari degli strumenti software che poi utilizzeremo nel laboratorio e anche quali sono i principali approcci. Ci approcciamo su un contenuto web da diversi punti di vista, quindi diversi elementi che si possono acquisire. E infine l'ultima parte introduttiva, diciamo, riguarda una metodologia operativa, una strategia, cioè una procedura da seguire e alcuni punti a cui stare attenti. E dopodiché praticamente passiamo alla parte pratica, quindi questa è l'introduzione teorica, tra virgolette. Allora, prima di tutto, quali sono i nostri obiettivi? Cos'è un'acquisizione web e perché ci può interessare? Allora, quando parliamo di un'acquisizione forense di una pagina web, vogliamo essenzialmente ottenere una copia, tra virgolette, cristallizzata di un contenuto che è presente online, seguendo appunto del modello forense, perché questa è la cosa essenziale. E forense in questo contesto cosa significa? Innanzitutto, significa, letteralmente, significa che si usa poi in ambito legale, giudiziario, eccetera. Però la modalità con cui dobbiamo fare queste operazioni deve seguire dei criteri scientifici e delle procedure che siano verificabili. Però anche idealmente, diciamo, ripetibili, perché non sempre è possibile farlo, perché magari un contenuto poi verrebbe cancellato in seguito, però diciamo che idealmente dovremmo puntare a una cosa che sia possibilmente ripetibile, se si può fare, ma comunque verificabile assolutamente. Cioè quello che viene fatto deve essere anche documentato, deve essere controllabile a posteriori in modo che abbia una validità, perché altrimenti sarebbe una cosa poco scientifica, diciamo. E quello che andiamo ad acquisire deve essere il più possibile completo e anche uguale, conforme comunque a quello che era l'originale che abbiamo trovato online. Quindi ci sono alcuni ambiti di applicazione, in realtà ce ne sono svariati, perché immaginate un contenuto diffuso sul web o comunque via internet in vari modi, può essere importante per tantissime casistiche. Diciamo che queste sono tra le più comuni. La proprietà intellettuale, innanzitutto, riguarda appunto principalmente le aziende che producono prodotti o servizi, hanno magari del copyright, hanno dei brevetti, hanno dei marchi che devono tutelare, perché potrebbe esserci delle altre aziende che violano questi diritti, ad esempio facendo delle contraffazioni o duplicando contenuti che non sono autorizzati a duplicare. Poi un altro caso molto molto frequente purtroppo è la diffamazione fatta anche tramite la rete, quindi ci possono essere delle persone che diffondono dicerie, insulti o comunque contenuti
lesivi della dignità di altre persone e lo fanno anche con mezzi digitali. E poi un altro ambito molto frequente purtroppo è il bullismo, perché ci sono sia atti di bullismo che vengono attraverso il mezzo digitale, quindi il cyberbullismo, ma anche può essere un caso che vengano degli atti di bullismo fisici che poi magari vengono filmati, e questi filmati vengono anche caricati online o comunque vengono diffusi via internet. E vi ho messo alcuni esempi tratti da siti di notizie, diciamo sia quotidiani che riviste. Per esempio sulla proprietà intellettuale c'è stato una partnership, tra virgolette, tra un famoso marchio e Facebook per la tutela di borse e capi firmati che venivano contraffatti e poi venivano messi in vendita tramite Facebook. Ovviamente questo è un fenomeno che va a danneggiare le aziende che creano questi prodotti facendo il lavoro di design e sviluppo, diciamo, di questi prodotti. Oppure, è un altro caso, dei ragazzi che hanno venduto delle scarpe contraffatte online sono stati poi indagati per truffa, perché oltre a vendere prodotti contraffatti, tra l'altro probabilmente li spacciavano anche per originali, e quindi c'è anche la truffa oltre al fatto di avere la contraffazione. Ma vediamo ad esempio anche sul discorso della diffamazione. Ecco un caso, ad esempio, di uno che ha pensato bene di insultare degli agenti di polizia tramite Facebook, e poi naturalmente questi atti qua sono stati rilevati e sono state fatte delle indagini. Questo diffamatore, insultatore è stato rintracciato e quindi è stato denunciato poi. Ho ancora un altro esempio. Un altro caso sempre di diffamazione online, vedete, sono praticamente quasi casi che si leggono anche spesso poi sui siti di notizie, perché effettivamente sono dei fenomeni che sono abbastanza diffusi questi qua. E poi andando anche su cose veramente brutte e pesanti, bullismo. Si vedono vari casi, ad esempio una ragazza che è stata insultata tramite Instagram e quindi ha dovuto denunciare quello che ha subito, e quindi in questo caso, diciamo, l'atto è stato fatto proprio tramite il mezzo del social network. Oppure, come dicevo prima, ci sono anche dei casi in cui magari l'atto di bullismo inizialmente viene fatto di persona, e come in questo caso di questa ragazzina che è stata picchiata da dei ragazzi praticamente, e dopo essere stata picchiata mentre subiva questo pestaggio è stato fatto anche un filmato, e questo filmato poi inizialmente c'è stata una parte di attacco, di bullismo tramite i social, poi fisico e poi anche filmato. Quindi vedete che si intrecciano due ambiti, sia quello appunto fisico che quello online, e comunque è una casistica in cui ci sono magari delle prove che bisogna raccogliere e che si trovano online. Ecco, poi questa è una tematica abbastanza sentita e ci fa piacere anche vedere, insomma, che viene riconosciuto l'interesse di Akinbo anche sui quotidiani. Come vedete, in questo caso c'è un articolo che parla di questo talk, e quindi fa piacere, insomma, che anche l'importanza dell'evento sia riconosciuta, insomma. Ecco, quindi questo chiude un po' la carrellata, salvo che in realtà l'ultimo screenshot potrebbe anche non essere proprio esattamente vero, magari è un po' inventato. Così come qualsiasi altro screenshot, perché naturalmente il punto di questo talk dovrebbe essere, di questo laboratorio, è che gli screenshot non sono delle prove e non sono acquisizioni forensi di pagine web. E ovviamente, fatto in senso scherzoso, l'articolo di prima era totalmente inventato,
I sei screenshot che avete visto precedentemente erano corrispondenti a notizie vere, però questo ultimo era inventato. Appunto perché lo screenshot non è un'acquisizione forense di una pagina web. E se vedete uno screenshot, non è che dovete fidarvi ciecamente del fatto che lo screenshot sia vero. Ovviamente, da questo come idea di base per prevenire la fake news e altre cose, ma soprattutto quando poi questi elementi vanno a essere inseriti magari in un contesto di procedimento civile o addirittura procedimento penale. Non si può basarsi su uno screenshot che non si sa da dove è venuto fuori, chi l'ha fatto, quando l'ha fatto, se è vero, se non è vero. E quindi è nata l'esigenza di fare un'acquisizione di contenuti web in un modo che fosse appunto forense e verificabile, validato in qualche modo, e che poi vedremo più nel dettaglio. Quindi, in origine c'è stata è nata una sorta di idea per risolvere questo problema, tra virgolette, e alcuni si sono inventati la soluzione, tra virgolette, del notaio. Allora, siccome facendo una battuta, ma c'è il famoso detto che la legge è uguale per tutti, ma alcuni sono più uguali degli altri, cosa succede? Che in determinate circostanze sappiamo bene che i pubblici ufficiali, quello che dicono è vero per definizione, salvo che non ci sia una querela per falso. Quindi, cosa si è pensato di fare? L'idea che alcuni hanno avuto è quella di dire: siccome il notaio è un pubblico ufficiale, quindi rappresenta, diciamo, anche la fede pubblica in un certo senso, portiamo un notaio davanti a un PC, gli facciamo vedere una pagina, ad esempio, che ne so, di una pagina di un post di Facebook in cui uno viene diffamato pesantemente, il notaio vede la pagina, la stampa, ci timbra sopra, firma e scrive un atto in cui certifica che lui ha visto il contenuto diffamatorio su quella pagina e che magari il contenuto diffamatorio era scritto da Pinco Pallino con la foto sua con lo sfondo del giardino, che ne so. E quindi lui scrive un documento in cui certifica la copia della pagina web. Ora, qual è il discorso? Che questo dovrebbe valere come prova, come una sorta di riproduzione meccanica o fotografica di un contenuto. E si è cercato di far diventare il contenuto che è sul web, che è un contenuto molto complesso tecnicamente, molto variegato, che può essere da un semplice testo a un'immagine, a un insieme di ipertesti, di link, eccetera, video e tutto quanto, si è cercato di ridurre tutta questa complessità all'atto meccanico di fare una copia autenticata di un documento cartaceo. E questa cosa è stata pensata per dire: beh, usiamo il fatto che il notaio ha un'autorità, ha un ruolo ben specifico come pubblico ufficiale, e quindi lui dà la certificazione della pagina. È una specie di, se mi passate il termine, un ipse dixit, cioè siccome lo dice lui è vero. Questo dal punto di vista tecnico già di per sé, anzi scientifico più che tecnico, già di per sé è un problema, perché la scienza non si fa con siccome lo dice lui allora è vero, non esiste questa cosa qua, lo può dire chiunque una roba, se è dimostrata, se è fatta in un certo modo e se me la dimostri allora è vera. Ma se mi dici una cosa e non me la dimostri e non mi fai nessuna prova, potrebbe essere vera, ma io non posso saperlo, non ho modo di verificare questa cosa. E poi, dal punto di vista proprio tecnico, c'è un altro problema, che un aspetto che secondo me a volte sfugge è che quando si fa questa operazione, il notaio, nel ruolo quello che svolge praticamente, non sta certificando cos'è contenuto in una pagina web, sta certificando cosa vede sullo schermo quando ha aperto una pagina web. E sono due cose completamente diverse, perché un conto è quello che vedo, un conto è quello che è il contenuto. E questa è una differenziazione molto molto importante che purtroppo secondo me viene trascurata, poi vediamo nel dettaglio. Quindi, quali sono i nostri obiettivi? Sostanzialmente vogliamo acquisire il contenuto. Questa è la prima cosa, la più ovvia, cioè documentare il contenuto.
e riprodurlo perché poi venga introdotto magari come un elemento di prova, ad esempio in un procedimento, perché banalmente, tra virgolette, poi l'elemento deve essere, per essere introdotto bisogna consegnarlo, farne una riproduzione, cioè non è che si dice questo è il link, vattelo a vedere, cioè bisogna anche riprodurlo e acquisirlo. E questo è il primo step. Poi però molto spesso dobbiamo anche prevenire la cancellazione del contenuto e infine potrebbe essere importante in alcuni casi la datazione della pagina. Adesso andiamo a vedere un po' più nel dettaglio questi tre aspetti. Allora, quindi sull'acquisizione del contenuto ci sono più punti da considerare. Il primo è ovviamente quello che si vede, ne abbiamo parlato prima, è la prima cosa, cioè se su una pagina si vede scritto un testo, quello va acquisito. Allora, finché ci limitiamo a questa parte qui, uno potrebbe dire, vabbè, a questo punto si può anche fare una stampa della pagina, il testo l'ho riprodotto, quindi l'ho acquisito, sì, quella parte lì, sì, però se poi con, questo può bastare se puoi verificare la corrispondenza con la fonte originaria. E vi faccio un esempio pratico, anzi due. Uno, il primo non è legato tanto al web, però è simile come ragionamento, e ha destato tanto scalpore, mi sembra all'inizio di quest'anno, una decisione per cui si diceva, attenzione, la Cassazione ha detto che gli screenshot di WhatsApp sono validi come prova. E però non aveva detto quello. Avevano detto che si possono produrre gli screenshot della chat di WhatsApp se il cellulare originale che contiene i dati è stato sequestrato. Quindi per far vedere il contenuto si possono screenshottare, ma il telefono con i dati veri è lì e si può verificare. Qui non ha detto che gli screenshot valgono come prova, ha detto che gli screenshot si possono usare come copia della prova che però è lì e si può controllare. Quindi capite bene che è una cosa molto diversa. Altresì, un altro caso che è successo è che secondo me è anche tra virgolette ovvio, però a volte le cose ovvie bisogna scriverle perché diventino poi valide, nel caso in cui a una parte in un processo si era contestato il fatto che avesse mandato, invece di mandare una raccomandata e farsi dare proprio fisicamente il cartoncino dell'avviso di riscossione, diciamo, aveva fatto una raccomandata online con il sito delle poste e per documentare che aveva spedito questo documento, aveva stampato la pagina web di Poste dove c'era il codice univoco che diceva questo è il codice di spedizione, spedizione avvenuta il, spedizione consegnata, eccetera. E lì la decisione è stata, questo screenshot vale come prova? Sì, perché? Perché andando sul sito e ricopiando il codice si può controllare che quel codice lì effettivamente esista e che i dati che sono scritti sotto sono giusti. Quindi in due minuti uno può fare la verifica. E allora, questo è l'unico caso, tra virgolette, in cui lo screenshot può andare. Cioè, quando in realtà lo screenshot è solo una copia che mi serve per poter velocemente vedere un dato che in realtà io posso verificare in qualsiasi momento dalla fonte di origine. Ok, e questo va bene. Quindi non è il discorso è valido lo screenshot da solo, è il valido solo come copia di cortesia, tra virgolette, di comodità, perché comunque io posso fare una verifica dall'altra parte. Ma in una pagina molto spesso è importante quello che non si vede, perché se io stampo una carta, ad esempio, o se faccio uno screenshot, non vado a acquisire tutti gli elementi che sono sotto il cofano, tra virgolette, quindi ci sono dei codici identificativi. Per esempio su Facebook i profili che commentano, quando commentano lasciano il link al profilo originario, quindi invece di scrivere Pinco Pallino ha scritto, c'è un profilo che come nome si è messo Pinco Pallino, come immagine si è messo quella foto lì, ma quando io vado a aprire il profilo originario, ad esempio, ho avuto cura di aprire il profilo di questo commentatore e acquisire ad esempio l'ID univoco, quindi il codice numerico che mi corrisponde a quel profilo, l'ho fatto o non l'ho fatto? Perché cambia il discorso. Perché chiunque può iscriversi su Facebook e mettere come nome Tinco Pallino e magari rubare la foto a qualcun altro, ma bisogna vedere se quel profilo lì è originale o se è clonato da qualcun altro e così via. Cioè, quindi, avendo solo
la riproduzione del commento come immagine non ce ne facciamo niente. Poi a volte ci sono anche altri elementi nelle pagine che sono molto utili, poi vi faccio qualche esempio anche più avanti. E quindi anche questo è un aspetto da considerare. Quindi tutto quello che si vede, quello che non si vede comunque può essere importante. Poi il discorso della cancellazione è una casistica veramente frequente, cioè se io vado a trovare un contenuto in cui magari Tizio ha insultato e minacciato Caio e Caio se l'è presa giustamente perché insomma ha subito un atto importante e pesante e decide di fare una denuncia, tra il momento in cui Caio fa la denuncia e iniziano gli accertamenti e tutto, Tizio poteva cancellare il post. E quindi se Caio ha fatto lo screenshot e basta, uno potrebbe dire sì, ma lo screenshot a cosa corrisponde? Che non c'è niente qua sul social, le minacce non ci sono, non c'è niente. Perché? Perché intanto la prova è stata cancellata. Quindi anche quello è un aspetto molto importante. In questo caso la riproduzione meccanica non serve a granché, perché non ti sta dando tutti gli elementi per capire che quel contenuto lì che è stato fotografato, tra virgolette, era effettivamente esistente e originale. E quindi bisogna anche porsi questo problema quando si fa un'acquisizione, che bisogna prevenire il fatto che venga cancellato il contenuto. E per renderlo più verificato, diciamo più credibile anche, bisogna certificare il contenuto, magari un URL o comunque una posizione che si capisca questo contenuto era qui, in questa data c'era e magari è stata fatta l'acquisizione. Poi, un mese dopo, una settimana dopo è stato rimosso, però io intanto precedentemente ho documentato che c'era. E questo è già qualcosa di molto, molto importante. Infine, alle volte può essere molto importante anche, soprattutto ad esempio nei casi di proprietà intellettuale, stabilire quando un contenuto è stato pubblicato, in modo che si può determinare, ad esempio, che l'azienda X denuncia un'altra azienda perché ha copiato dei prodotti, poi vai a vedere e sul sito dell'azienda denunciata i prodotti erano pubblicati 6 mesi prima dell'azienda X, potresti farti qualche domanda, allora dire ma siamo sicuri che sia così e che non è il contrario magari? Oppure viceversa, io per documentare che effettivamente quei contenuti li avevo messi online mesi fa, mi faccio un lavoro di analisi per dire che questa pagina effettivamente è ragionevolmente stata pubblicata più o meno in questo periodo. Ora, qual è il problema? Che molti gestori di contenuti per i siti web, quindi quelli famosi, WordPress, Joomla, Drupal, eccetera, ti permettono di A, nascondere la data di pubblicazione e B, modificarla come ti pare. Cioè tu puoi oggi pubblicare un post e mettere 1 maggio 2019, te lo pubblichi e sul CMS si registra quella data lì nelle informazioni visibili pubblicamente dell'articolo, però in realtà magari il contenuto è stato pubblicato oggi. Viceversa, ci sono tanti altri elementi statici, come ad esempio le immagini, vediamo più avanti, che è difficile alterare senza che tu abbia un controllo completo sul server. Molte persone usano servizi di hosting esterni che non hanno, ad esempio, cioè tanti CMS, anche tipo Medium, eccetera, eccetera. Ti iscrivi, ti fai un account, cominci a pubblicare, ma non ti danno l'accesso FTP. E quindi non puoi andare direttamente nell'FTP per modificare l'orario del server, tutte queste operazioni un po' così nell'ombra per cercare di falsificare la data, perché non te le fanno fare, insomma. E quindi è veramente utile. Un caso che mi è capitato veramente è stato importante questo aspetto qua, ad esempio in una controversia in cui praticamente c'è stato uno scontro, tra virgolette, tra un'associazione e un ente che organizzava delle mostre, questo ente riceveva dei finanziamenti per organizzare delle mostre, per fare anche un concorso tra diverse iniziative culturali, eccetera. Adesso senza entrare nei dettagli, comunque sostanzialmente questa associazione che si è scontrata poi con gli organizzatori diceva che era un po' una farsa il concorso, perché il concorso tipo permetteva a delle persone di votare i contenuti preferiti su un sito, e questo sito
era stato messo online in pratica con i dati di queste iniziative culturali che si era interessati a promuovere, e alcune iniziative le avevano pubblicate sul sito non a inizio concorso, ma tipo due giorni prima che finisse il concorso, cioè proprio per dire sì sì ma le abbiamo messe, però in realtà quelli che volevano votarle magari non potevano perché la pagina non era ancora online, e quindi è stata una specie di farsa su questo punto. E quindi in questo caso far vedere che i contenuti erano stati caricati due giorni prima della fine del periodo in cui si poteva votare è stato molto importante. Adesso spero di essermi spiegato perché sono stato un po' sul vago, però questo era un esempio tra i tanti. Ora, vediamo il discorso degli approcci e degli strumenti, quindi vediamo quali sono i software principali che poi utilizzeremo nel nostro laboratorio, praticamente nella demo pratica, e quali sono gli elementi a cui ci approcciamo in un'acquisizione web. Innanzitutto si possono organizzare i software in vari modi. Io li ho suddivisi per questa presentazione in due macro categorie. La prima è gli strumenti in locale, cioè quelli che ti scarichi e te li installi sul tuo computer, e sono totalmente sotto il controllo di chi effettua l'acquisizione. Viceversa, i software remoti o strumenti remoti, insomma, che si usano tramite una connessione a internet, che sono dei servizi online gestiti da una parte terza che è comunque estranea sia a noi che a tutti quelli coinvolti nella vicenda specifica, abbiamo un diverso livello di controllo. Ora, quali sono le caratteristiche principali? Per sintetizzare molto, i programmi in locale ti permettono un controllo completo di tutti gli aspetti, perché tu hai il software installato sul tuo computer, quindi è una situazione molto flessibile, perché puoi installare il software e configurarlo come vuoi tu. Puoi, ad esempio, impostare dei proxy o accedere a pagine nella rete locale, perché, ad esempio, se io devo fare in un'azienda un'acquisizione di un contenuto che è web, ma non è esposto su internet, magari è accessibile solo nella rete locale di una specifica azienda, ma io devo documentare questa cosa, posso recarmi fisicamente nell'azienda che mi ha dato l'incarico e, connettendomi alla loro rete locale, accedere alla pagina web, che però non è pubblica, ma è appunto nella LAN, e fare l'acquisizione lì. Questo non potrei farlo con i programmi online, magari non in modo molto semplice. Ora, questo, d'altra parte, potrebbe ipoteticamente, diciamo a livello teorico, dare delle possibili contestazioni, perché uno potrebbe dire eh sì, però il software ce l'hai installato in locale sul tuo computer, magari hai fatto delle modifiche alla configurazione del tuo computer per alterare la visualizzazione di certi contenuti, quindi a livello puramente teorico potrebbe diventare un guaspaio. Poi in realtà, di fatto, cioè, per fare una contestazione così bisogna anche avere degli elementi, cioè non è che uno può dire a caso, vabbè, hai il software che hai inserito ha prodotto tutti questi risultati che sono tutti coerenti tra di loro, però li hai falsificati tutti. Ok, bisogna un attimo capire anche, però diciamo che a livello teorico uno potrebbe dire, siccome il programma lo stai gestendo tu, magari non è proprio neutro, sì, insomma, bisogna un attimo capirsi. Viceversa, gli strumenti remoti hanno di solito un minore controllo e una minore configurabilità, perché comunque sono gestiti su dei sistemi di terze parti, quindi non ti permettono di fare tutto quello che potresti fare con un software installato sul tuo computer. Però d'altra parte, ad esempio, sono molto semplici perché non ti richiedono nessuna configurazione, quindi tu ti attivi questi strumenti, magari paghi un abbonamento, un account, eccetera, e hai lo strumento subito disponibile. E spesso quelli che sono i remoti non sono neanche tanto interattivi, nel senso che magari ti permettono di caricare un link e avere una copia, però poi vediamo più nel dettaglio. D'altro canto, uno potrebbe dire, beh, ma questi strumenti sono gestiti da una terza parte, quindi è più credibile, perché se la terza parte che non c'entra niente, non ti conosce, non conosce te, non conosce un eventuale sospettato, non conosce la parte offesa, eccetera, mi certifica il contenuto in un certo modo, tra virgolette, allora è più credibile, perché non ha nessun interesse a fare le cose
a modificare quelli che sono i contenuti veri. Ora, questa era più o meno la macro classificazione. Vediamo quali sono gli elementi che si possono eventualmente registrare e che alcuni di questi software a vari livelli registrano. Partiamo su vari livelli andando dal livello più alto al livello più basso, sostanzialmente. Innanzitutto, come dicevamo prima, la rappresentazione grafica, la registrazione video. Poi c'è il codice sorgente, HTML, CSS, tutto quanto. Poi vado più nello specifico, questa è una slide riassuntiva. Dopo ci sono le richieste HTTP e i relativi header. Dopodiché andiamo giù il traffico di rete, proprio i pacchetti. Andiamo ancora più giù, ci sono software che registrano la configurazione di come è stato impostato il sistema su cui sta andando l'acquisizione. Quindi partiamo dall'alto. Rappresentazione grafica. Come dicevo, non è questa la prova, però non vuol dire che non la faccio la cattura dello screenshot o non faccio la registrazione video magari. In alcuni casi è molto comoda, perché ad esempio lo screenshot può essere utile come colpo d'occhio, cioè faccio un'acquisizione forense di una pagina web che contiene un contenuto offensivo, ok, io faccio l'acquisizione e quella è la mia prova digitale, ma poi magari lo screenshot lo faccio comunque per dire ok, comunque alla fine sostanzialmente il contenuto è questo, però non è quella la prova, lo screenshot è una comodità che si va magari a inserire in una relazione scritta e che fa da contorno, diciamo, però si fa comunque lo screenshot, cioè non è che non si fa, l'importante è capire che non è quella, lo screenshot non è la prova di per sé, è un accompagnamento per comodità. E anche il video può essere molto utile, ad esempio una registrazione dello schermo, anche se non è comunque essenziale sempre, in alcuni casi non serve, in altri è utile, ma comunque può ad esempio permettere di mostrare in tempo reale cosa succede sul sito, perché magari io devo documentare che su un certo sito facendo certe operazioni viene fuori un contenuto offensivo, viene fuori qualcosa che non deve venire fuori, eccetera. Allora, facendo la registrazione video, magari chi poi deve visionare questa prova ha un'idea più chiara di quello che sta succedendo. Poi andiamo un po' più a livello basso e qua iniziamo con la parte che sostanzialmente è la più importante, cioè il contenuto poi della pagina, da cosa è formato? Innanzitutto è formato da un codice sorgente. Il codice sorgente delle pagine web, lo sapete quasi tutti ormai, HTML. HTML, che quindi è un file di testo con dei tag, come vedete nello screenshot qui riprodotto, che fidatevi che questa volta è autentico, anche se dovreste appunto verificarlo indipendentemente. Questo è lo screenshot del sito di Akimbo. E ci sono diversi tag, quindi quelle etichette che si vedono in viola sulla schermata. E poi c'è del codice CSS che serve, diciamo, per riprodurre l'aspetto grafico, i colori, i font, eccetera, eccetera. E il JavaScript, che è un linguaggio di programmazione che ti permette di inserire del codice per animare la pagina, per fargli fare delle funzionalità extra, come ad esempio aprire un menu o aggiornare il contenuto ogni 8 secondi, così via, insomma. Quindi diciamo che il codice è abbastanza fondamentale, perché sostanzialmente il codice è il linguaggio su cui è scritta la pagina web. Attenzione alle pagine dinamiche, perché molto spesso il codice HTML che arriva inizialmente con la pagina non è detto che sia poi il codice finale che l'utente vede, perché appunto, siccome molti siti sono fatti con JavaScript, un sito potrebbe partire facendoti vedere un titolo e un sottotitolo e poi caricare i contenuti in modo dinamico, cioè ad esempio caricare una galleria di immagini che nel codice qui non si legge, perché il codice viene caricato successivamente da altre risorse online. E quindi bisogna fare attenzione, però il codice è importante, perché all'interno del sorgente si vedono cose che magari... Ecco, facciamo un esempio pratico in questa schermata qui. Se voi guardate l'ultima riga di codice che si vede in questa schermata, vedete un commento, è in colore verde, e il commento era un link a una pagina di Google+, che è un social network che è stato chiuso da un po' di tempo, quindi non esiste più. Però quel link potrebbe essere interessante. Magari se io prendo quel link, lo vado a cercare su degli strumenti che mi permettono di vedere i siti
come erano fatti tempo fa, potrei vedere la pagina Google Plus di Akimbo, per esempio. In realtà non lo so perché non l'ho provato, però è un elemento che può essere interessante in alcuni casi. E questo qua, quando stampo la schermata del sito, non lo vedo scritto questo pezzo qui, perché tra l'altro è in intestazione e poi è anche commentato, quindi di fatto non viene visualizzato. Ok, poi andiamo ancora a un livello un po' più basso. Le richieste HTTP. Abbiamo il browser che quindi, quando si collega a un sito, deve chiedere all'indirizzo mnemonico, quindi akimbo.it, al server viene tradotto l'indirizzo in indirizzo IP, poi si collega all'indirizzo IP e gli chiede: mi dai il contenuto della pagina con questo URL? E l'URL è akimbo.it/. E il server deve rispondere: sì, ecco, questo è il contenuto, e magari viene fuori un codice HTML. Dopodiché il codice HTML contiene al suo interno dei riferimenti a immagini, fogli di stile CSS, come vediamo qui, e script esterni, eccetera. E allora il browser inizia, magari due o tre in parallelo, comincia a scaricare queste varie risorse e quindi fa altre richieste HTTP al server, e il server risponde dando i vari contenuti. E quindi tutte queste richieste hanno al loro interno l'URL, ma hanno anche altre informazioni, intestazioni, altre cose che vedremo che hanno la loro importanza. Quindi è un livello un po' più basso, però è comunque un livello sempre che riguarda le tecnologie web. Ma andando a un livello ancora più basso, c'è proprio il traffico di rete. Quindi con degli strumenti come Wireshark, per esempio, noi andiamo a poter, si dice, sniffare il traffico, cioè andare a registrare quello che è il trasferimento dei pacchetti che avviene sulla rete. E questi pacchetti possono essere di vario tipo, perché non c'è solo il TCP con, diciamo, con relativo poi alle pagine web che vanno in HTTP, poi è sopra TCP. Ci sono anche altre cose, però diciamo che qui si possono vedere tante cose, si possono vedere anche le richieste DNS sniffando i pacchetti. Quindi, almeno che non venga utilizzato un sistema di DNS crittografato, però in genere nel traffico di rete si possono vedere le richieste DNS. E le richieste HTTPS sono criptate, però poi vedremo, ci sono dei sistemi. Sul mio computer io posso mettermi un programma che mi registra le chiavi SSL che sto usando in quel momento, in modo che poi quelle chiavi me le salvo su un file e posso usarle per decrittare il traffico che mi sono autoregistrato, diciamo. Dopodiché, proprio andiamo a un livello più basso ancora, ci sono alcuni programmi che registrano alcune configurazioni del sistema operativo. E perché lo fanno? Lo fanno perché ti dicono: beh, ma siccome tu potresti astrattamente modificarti le impostazioni, tipo cambi un DNS, metti un DNS particolare perché vuoi fare il furbo e falsificare le richieste DNS, eccetera, oppure ti metti dei certificati in più nel sistema operativo e quindi aggiungi delle autorità false per permetterti di cambiare le connessioni HTTPS, eccetera, o usi dei proxy strani, così, allora il software magari ti registra su un file quali sono le tue configurazioni del sistema per dire: erano queste. Ora, io capisco da una parte, tra virgolette, l'utilità di questa cosa, dall'altra vi dico anche però che ci sono dei casi in cui l'uso di, ad esempio, uno specifico proxy, uno specifico certificato, è una cosa che fai intenzionalmente tu perché ti serve per registrare certe cose. Quindi non è che il fatto che sto usando un proxy in locale sul mio computer o un certificato, una certificate authority, significa che sto falsificando il contenuto, significa che a volte è una cosa che mi serve per fare l'acquisizione, quindi non è automatico: ah, sta usando un proxy, allora sta falsificando qualcosa. Quindi sì, capisco il fatto di registrarlo, però dall'altra parte attenzione a come si vanno a leggere certi dati, perché comunque alle volte il lavoro viene fatto in un certo modo per un motivo specifico. Ora, quali sono gli strumenti principali che vedremo nella parte di laboratorio? Ve li avevo elencati sia sulle email che sono state mandate dall'organizzazione, i biglietti che avete ricevuto, eccetera. Comunque, Magnet Web Page Saver e OSIS Browser sono degli strumenti che varie modalità si occupano, o
o di acquisire pagine oppure di fare delle analisi più di OSINT e così via. Archiveweb.page è un altro software che permette comunque di fare delle acquisizioni di pagine, anche se nasce come strumento di archiviazione, diciamo. E però questi sono degli strumenti principali che vediamo e che si installano sul proprio computer. Dopodiché, come strumenti remoti, essenzialmente si dividono in siti di archiviazione e altri strumenti più specifici. I siti di archiviazione sono fatti essenzialmente per supportare il lavoro archivistico, quindi sono nati per assistere i bibliotecari a fare il loro lavoro quando i documenti non sono più solo cartacei, quindi i bibliotecari moderni non si devono più solo occupare di documenti cartacei, di testi, di libri, eccetera, ma si devono occupare anche di contenuti digitali, e quindi sono nati dei siti che fanno un'archiviazione o periodica oppure manuale a richiesta, diciamo, delle pagine web. Quindi, dando ad esempio un URL a questo sito, il sito ne fa un'archiviazione, quindi lo va a duplicare e se lo salva in memoria con una specifica data. E questo è molto interessante anche per i nostri scopi. Anche se poi vediamo più nello specifico pregi e difetti sia di Archive.org che Archive.today. Dopodiché ci sono anche dei servizi specifici fatti come strumenti di acquisizione in remoto, quindi software as a service, in cui tu paghi l'utilizzo per un determinato periodo di tempo e puoi effettuare un'acquisizione, due acquisizioni, quello che è. In Italia ne esistono due in particolare che io conosca, Clients, che è di Copira, e Legalike, che è dell'omonima azienda. Questi qua non li vedremo nello specifico perché appunto richiedono un account e un abbonamento, comunque un pagamento di crediti, quindi nel laboratorio pratico ho puntato più sugli strumenti che potete usare tranquillamente e installare. Infine, altri strumenti utili che vediamo tra poco: Meetup Proxy è uno strumento veramente, secondo me, strepitoso, che serve sia per chi si occupa di reverse engineering di applicazioni, ad esempio per cellulari o comunque software, eccetera, che trasmettono dati con la rete, e può essere utile anche per noi perché permette di analizzare e registrare i flussi HTTP o HTTPS con appunto l'installazione di un certificato extra. Poi vediamo Wireshark, che ho menzionato prima, per registrare il traffico di rete, quindi i pacchetti, e ispezionare i protocolli, e per la datazione delle pagine web, per stimare appunto quando possono essere state pubblicate, Carbon 14, che è appunto software che ho sviluppato io. Quindi, concludiamo con le metodologie. Qual è, secondo me, una procedura che può essere seguita, qual è una procedura che non dovrebbe essere seguita, e alcuni punti critici? Innanzitutto, l'approccio a partire dallo strumento. Questo è un approccio che secondo me si vede purtroppo molto comunemente in tante tematiche legate alla digital forensics. Cioè, cosa voglio dire? Che si prende un argomento, tipo devo acquisire un contenuto web o devo fare la clonazione di un cellulare, qualsiasi cosa. Argomento molto generico che prima... il quesito è di solito: devo acquisire un contenuto web, cosa uso? E allora tu dovresti dire, prima di rispondere A, B o C, dovresti dire sì, ma che contenuto è? Cosa vuoi acquisire? Questo, quello, quell'altro. Fare 100.000 domande. Invece a volte qualcuno dice, ah sì, usa il prodotto X. Qualsiasi prodotto, anche quelli veramente ottimi, cioè che sia Fo, che sia Legalike, che sia qualsiasi roba, dice usa quello. Ma quando noi andiamo a prendere un problema molto generico, molto grande, che ha molte sfaccettature, e uno arriva a dire, ah beh, basta far così, usare questo, probabilmente la soluzione non è sempre quella giusta. Perché se io sto partendo da un problema molto complesso e mi arriva uno che dice, ah vabbè, basta far così, due passaggi hai fatto, provate e pensate che probabilmente non è la soluzione giusta, non è l'approccio giusto soprattutto. È una metodologia di lavoro troppo approssimativa, secondo me. Ma da dove deriva questo? Deriva essenzialmente dal fatto che
Quando uno comincia a usare uno strumento, conosce uno strumento, a pagare magari delle licenze molto costose per uno strumento, vuole provare ad adattare tutto a quello strumento. Maslow, mi pare che sia stato citato prima anche nell'intervento di Claudio, e diceva, io suppongo che sia molto, molto, una bella tentazione che se l'unico strumento che hai è un martello, ti viene da trattare qualsiasi problema come se fosse un chiodo. Quindi, tu non vai a affrontare un problema e capire come ti devi adattare in termini di strumenti per risolvere il problema, ma prendi un problema e lo adatti e lo fai diventare quello che tu vuoi che diventi perché hai uno strumento specifico. Attenzione, questa non è una bella metodologia, perché significa che stai modificando il tuo problema di partenza per cercare di risolverlo, ma non risolvi il problema quello che hai, ne risolvi uno simile cercando di farcelo incastrare in qualche modo. Quindi attenzione. Quindi la metodologia che io consiglio in questi casi qua è, prima di tutto bisogna pianificare, bisogna valutare degli elementi ben specifici che vediamo tra un minuto e capire cosa si vuole acquisire, quali sono gli elementi che vogliamo acquisire, qual è l'obiettivo che vogliamo raggiungere, perché stiamo effettuando uno specifico lavoro. Prima rispondiamo a tutte queste domande, poi eseguiamo e allora decidiamo di fare l'acquisizione in un certo modo, con certi strumenti, certi approcci, e poi facciamo una relazione, un verbale, comunque un report in cui andiamo a specificare quello che abbiamo fatto. Quindi sono due metodologie diverse. Secondo me questa qui è quella valida ed è quella che io seguirei in ogni caso. Poi vabbè, naturalmente uno può avere altre opinioni, però questa è quella che consiglierei io. Quindi, elementi da valutare. Ce ne sono alcuni, ma questi sono i principali. Tipologie di accesso a contenuto, dati relativi alle richieste HTTP, i nomi e percorsi dei file, poi vi spiego perché sono importanti, e la presenza di contenuti complessi o non standard. Vediamo rapidamente questi aspetti e poi iniziamo il laboratorio. Quindi sono tutti elementi, tutti i pezzi del puzzle vanno considerati, perché sennò non si ricostruisce bene necessariamente il puzzle. La tipologia di accesso, un contenuto sul web, è vero che è stato pubblicato online, ma può essere stato pubblicato in modo pubblico a chiunque, diciamo che lo vede pubblicamente senza nessun tipo di login, senza nessun tipo di protezione o cose di questo tipo, per esempio un articolo di un blog generalmente è pubblico nella maggior parte dei casi, non, a meno che non sia un blog dove paghi un abbonamento, però diciamo che molti sono pubblici. In quel caso lì è più semplice perché probabilmente posso usare anche degli strumenti esterni senza particolari autenticazioni, a volte posso usare strumenti non interattivi in cui gli do il link e mi fa la copia e ho fatto una prima acquisizione, diciamo, semplice. Ma può essere anche un contenuto privato, ad esempio un contenuto su un sito dove si accede solo tramite login. E quindi bisogna inserire delle credenziali anche quando faccio l'acquisizione, devo inserirle e magari, idealmente, potrebbe essere di utile anche il fatto che nell'acquisizione alla fine non ci finisca proprio la mia password. Magari ci finisce la sessione che avevo attiva, quindi il cookie in quel momento che era valido, però preferibilmente magari non mettere la password. Insomma, poi ci sono vari approcci, bisogna capire un attimo. Però questo è importante, capire cosa posso usare su un contenuto pubblico, cosa posso usare su un contenuto privato. Poi, le richieste HTTP cosa ti danno come informazioni? Ti danno informazioni molto importanti, tra cui il codice di stato, quello che a volte viene chiamato codice di errore, ma in realtà solo alcuni codici sono errori. Il più famoso che conoscerete sicuramente è 404, quello effettivamente è un codice di stato che è anche un tipo di errore e che dice pagina non trovata, ma ci sono tanti codici di stato. E dopodiché gli header. E gli header a cui accennavo prima sono le intestazioni, e ci sono sia le intestazioni che il mio browser manda al server, sia le intestazioni che il server mi rimanda indietro. Queste intestazioni contengono diverse informazioni, tra cui, ad esempio, la data di ultima modifica di un'immagine, molto spesso, i cookie, e anche queste appunto sono importanti, perché magari con i cookie di sessione si possono vedere alcuni dati dell'utente che possono essere importanti.
Dopodiché i dati post, perché in alcuni casi certi contenuti vengono fuori solo se io immetto dei dati in un modulo, in una barra di ricerca, in tante modalità, che a volte sono trasmessi tramite post. Quindi mettiamo un caso, magari tra virgolette, forse me lo sto banalizzando un po', però se io voglio dire, ma su questo sito hanno scritto degli insulti su di me, uno va sul sito, vede le prime pagine e dice, no, ma non c'è niente. E tu dici, no, non c'è niente, però se tu nel modulo, nella barra di ricerca scrivi nome, cognome, premi, enter, in quel momento viene fuori il contenuto offensivo. Allora, questo fatto di aver compilato un modulo in un certo modo, di aver spedito una richiesta con determinati parametri per ottenere una certa risposta, va documentato in questo caso. Perché non è ovvio se uno non li mette giusti, non vede il contenuto magari, e quindi sono tutte cose che vanno documentate. I nomi dei file, aspetto molto spesso trascurato, ma può essere veramente importante. Le immagini hanno, anche i PDF, altri file in realtà, ma hanno comunque un indirizzo, quindi delle cartelle in cui si trovano solitamente, e un nome specifico. Alcuni strumenti di archiviazione come Archive Today, che comunque è uno strumento ottimo, però non preservano questi percorsi e questi nomi. Quindi io faccio un'acquisizione della pagina web, diciamo un'archiviazione con Archive Today, e mi ritrovo il codice sorgente che ha tutti i nomi dei file stravolti. Non sono più quelli originali, i percorsi non sono più quelli originali. Questo può essere molto importante. E vi faccio, anche qui vi menziono un caso specifico che mi è capitato. Un'azienda che ha venduto, diciamo, delle proprietarie hanno venduto una propria azienda a un'altra persona, si sono trattenuti la pagina Instagram, dopodiché questa pagina Instagram è sparita, tra virgolette, ma è ricomparsa una pagina Instagram con gli stessi contenuti, gli stessi follower e un nome che non c'entrava niente. Allora, la domanda era, come faccio a dimostrare che la pagina lì prima si chiamava in un altro modo? Cercando su Bing, il motore di ricerca di Microsoft, il handle, quindi il nome utente della pagina vecchia, veniva fuori nei risultati di ricerca, venivano un po' di link che se provi a cliccarli non si aprivano più perché erano appunto la pagina aveva cambiato nome. Però nella parte alta proprio venivano delle thumbnail, delle piccole miniature da Instagram di quella pagina, ho scritto pagina tal dei tali e le foto di miniatura sotto. Allora, facendo un'acquisizione di quella pagina lì di Bing, potevi mettere in relazione il nome della pagina vecchio con i nomi delle immagini, quindi dei nomi ben specifici dei file JPEG che comparivano. E questi nomi di file JPEG, che sembravano delle stringhe random, tra virgolette, li andavi a ritrovare nelle stesse foto della pagina Instagram con il nome nuovo. Allora, quando io faccio questa acquisizione qua, se la faccio con Archive Today, mi perdo tutti i nomi. Cosa mi prova quell'acquisizione lì? Non mi prova niente. Però se l'acquisizione, la duplicazione, l'archiviazione di questi risultati di Bing la faccio con archive.org, mi rimangono tutti i link originali, quindi ho preservato anche quell'elemento lì, e quell'elemento è fondamentale in quello specifico contesto. Quindi una cosa che può sembrare inutile e che magari è inutile in altri casi, in questo caso può servire, quindi sono tutti aspetti che dobbiamo considerare. Infine, i contenuti più complessi. Finora abbiamo parlato, tra virgolette, implicitamente di contenuti testuali o immagini, quindi cose semplici, ma in alcuni casi dobbiamo acquisire dei contenuti più complessi, che possono essere dei video pubblicati su delle piattaforme di streaming, possono essere anche dei contenuti che sono pubblicati e distribuiti tramite tecnologie web, ma non accessibili con il browser. Vi ho messo uno screenshot di Clubhouse, non a caso, perché Clubhouse usa, come tutte le app ormai, tecnologie web per trasmettere contenuti, quindi le API e tutte queste cose qui sono trasmesse con HTTP, ma non puoi navigarci col browser, ti serve l'app. In quel caso lì potrebbe essere necessario intercettare, tra virgolette, uno smartphone di prova che usiamo per acquisire e usarlo come, ad esempio, tramite Meet & Proxy per registrare questi contenuti, perché altrimenti non si riesce a prendere. Ok, detto questo, è finita la parte in cui parlo e basta. Questa è la slide dei miei contatti,
potete collegarvi se volete, o potete anche aggiungermi su LinkedIn, casomai se mi aggiungete su LinkedIn, giusto per un discorso di filtraggio, tra virgolette, di spam vario che ogni tanto arriva, scrivetemi nel commento, ho seguito il talk di Hugging Bow, qualcosa, insomma, capisco che sono richieste in tema, e passiamo alla parte di demo. Adesso intanto io guardo un attimo su Discord se ci sono delle domande, e poi iniziamo. Allora, scusate un secondo che c'è sto. Sembra che si sia spenta la macchina virtuale che avevo avviato prima. Vediamo qui cosa scrivono. Allora, strumenti, mi chiedono strumenti utilizzabili in Francia. Allora, quando ho scritto utilizzabili intendevo che sono piattaforme nate e sviluppate da sviluppatori italiani. Non è che puoi usarli solo in Italia, però so che sono aziende italiane che li sviluppano specificamente, e presuppongo anche con un'ottica proprio di presentare i risultati in modo che sia, tra virgolette, adattato su misura a quelle che sono le aziende, cioè le corti, scusate, i tribunali italiani. Però bene o male si possono usare servizi simili anche su in altri paesi. Adesso io non conosco specificamente poi come funzionano le prove digitali in determinati paesi, magari alcuni aspetti sono un po' peculiari da ogni parte. E sì, appunto, può essere legislazione un po' diversa, però diciamo che i principi scientifici di base più o meno sono simili. Tra l'altro, la firma digitale e la marca temporale sono strumenti che hanno validità europea secondo quello che si chiama EIDAS, quindi in teoria la firma digitale, appunto, è una cosa che vale in tutta Europa. Ok, bene, allora, a questo punto vediamo se c'è qualche altra domanda. Intanto io direi di partire. Allora, partiamo da un caso semplice. Giusto per far vedere un attimo come funzionano due strumenti di base. Allora, prendiamo una cosa a caso, una notizia, che ne so, vediamo cosa propone Google News oggi. Allora, tanto per cambiare parlo di Covid. Vabbè, okay, mettiamo questo articolo qua. Allora, questo è un articolo di un quotidiano, quindi è accessibile pubblicamente, il contenuto non ha, sì, ok, vabbè, accetto i cookie, però non ha niente di particolare, di protezioni, di cose. Quindi è un contenuto online pubblico. Allora, casomai questo lo copio, ma tanto c'è uno all'altro a un certo punto. Lo incollo nel canale, se volete provare anche voi con questo. Comunque, allora, facciamo intanto una revisione un attimo dei vari strumenti. Parto dai siti di archiviazione perché sono più semplici da vedere, qui c'è meno cose da dire. Allora, il primo è archive.today. Allora, si chiama archive.today, ma in realtà si chiama archive.is, archive.ph, archive.fo, archive.md, cioè praticamente ha 100 milioni di domini, però ogni tanto cambia, ma diciamo che è conosciuto principalmente come archive.today.
Ok, vedete, allora cosa succede? Qui c'è scritto voglio archiviare il contenuto di una pagina web oppure cercare nell'archivio. Allora, una cosa importante, quando usiamo uno strumento tipo di archiviazione web, ricordiamoci bene che noi stiamo facendo una copia di questo di questa pagina e la stiamo pubblicando di nuovo su internet. Quindi, se io voglio documentare tipo un articolo di giornale, va bene, ok, lo faccio. Ma ad esempio, se avessi un contenuto, che ne so, un contenuto anche di revenge porn, comunque dei dati personali di altre persone, e uso un sito del genere, io sto ripubblicando quei dati un'altra volta e poi diventa un macello anche di muoverli da qua. Quindi attenzione, non usate gli strumenti di archive su cose che contengono dati privati o come contenuti illegali che poi state magari facendo una lotta, tra virgolette, per farli rimuovere. Allora non andate a ripubblicarli voi, cioè questa è la cosa fondamentale. Però una notizia di un quotidiano si può mettere qua perché non succede niente, insomma. Quindi, allora, questo articolo, magari io cosa faccio? Copio il link, lo metto qua e inizio con l'archiviazione. E vedete che il software praticamente comincia, ecco, mi dice, sei il numero 2902 in coda, fantastico. Sono tutti collegati qua adesso. Però diciamo che elaborano diversi link alla volta. Ecco, vedete che lui inizia a farmi vedere anche, ad esempio, le richieste HTTP che avvengono, perché lui simula sostanzialmente un browser e comincia a scaricare vari elementi. Vabbè, questo poi è così. E alla fine mi darà un link di risultato in cui io vedo cosa sta uscendo fuori. Aspettiamo ancora un po', intanto su questo tab mi apro archive.org. Archive.org è conosciuto anche come The Wayback Machine. Allora, Archive è un ente non governativo, diciamo no profit, che fa diverse cose, archivia pagine web, archivia libri non protetti da copyright o comunque protetti negli Stati Uniti, che sono insomma liberamente riproducibili, video non protetti da copyright, eccetera, eccetera. Quindi qua, ad esempio, se cerco delle parole chiave posso cercare nell'archivio, ma a me non interessa in questo momento. Quello che mi interessa è la parte web, quindi Wayback Machine. Wayback Machine, quindi archive.org/web, che mi dà anche qui la possibilità o di esplorare all'indietro un sito web o di salvare una pagina. Tanto vedete che qui, ecco, Archive Today ha finito. Qui vediamo, è una particolarità di questo sito, allora mi fa intanto uno screenshot, che vabbè, può essere comodo, e poi mi fa l'acquisizione incastrandola in un rettangolo, che è di larghezza fissa, quindi non è adattabile ai cellulari e così via, e vabbè, poi filtra delle pubblicità, delle cose del genere, però vedete in questo caso mi fa vedere come in questa data, in questo orario, questo contenuto appariva sul sito. Ora, cosa è successo? Che questo Archive Today è un sito terzo, quindi uno non è che può dire ma tu hai pagato una tangente ai proprietari di Archive Today perché su questa notizia venisse fuori la parola variante invece che la parola che ne so. Cioè, è un contenuto, è fatto da un terzo, quindi l'acquisizione diciamo che si dà abbastanza, tra virgolette, non per scontato, ma insomma si dà per probabile che sia genuina. Potete fare anche il download di un archivio eventualmente, e però diciamo che questo link qui rimane, vabbè, a parte store selection, questo è il link di archiviazione della notizia. Ti dice che questo link non è stato mai archiviato altre volte, quindi è l'unica istantanea che c'è di questa pagina specifica. E su Internet Archive andiamo a fare una cosa simile, sul Save Page Now, vado a incollare, a salvare, mi dice salva le pagine di errore, vabbè. Allora, cosa abbiamo fatto qui? Questo è un salvataggio a livello di codice sorgente, però attenzione, ricordatevi appunto che c'hanno alcune modifiche, immagini, vengono salvate le immagini, e screenshot.
quindi mi hanno fatto un'anteprima. In questo caso, essendo uno strumento web, diciamo, terzo, non fa la registrazione dei pacchetti, che per una cosa di questo tipo, c'è cioè una notizia di giornale, registrare i pacchetti non è che mi interessi più di tanto, e non fa, ovviamente, non ti dice qual è la configurazione della macchina, registrazione del proxy o di quelle robe lì, però appunto dipende sempre da quello che sto andando a acquisire, qual è l'obiettivo e cosa voglio ottenere. In questo caso voglio documentare che la notizia era così, che diceva così, cos'ha, l'ho documentato. E in questo caso non ho bisogno di registrare i pacchetti, perché in questo caso qui mi interessa più di tanto. Alcuni mi dicono che il download dello zip non funziona, ecco, questo non l'ho provato sinceramente. Ah sì, è vero, c'è qualche problema allora su questa funzione. È strano, vabbè, pazienza. Comunque, ecco, ha finito anche Wayback Machine e vediamo cosa succede se io clicco qua. Qua vedremo la cosa in un modo un po' diverso, perché ad esempio Wayback Machine non mi mette cornici, robe, mi mette solo una striscia in alto che si può anche chiudere comunque. Ecco, vedete, questa è la striscia in alto, perché la striscia in alto mi dice la data in cui è stato acquisito. Poi in realtà c'è anche il modo di tirar fuori l'ora, perché comunque viene compare anche qua un po'. In UTC sarebbero le 11.51, cioè le 13.51 in italiano. E se questo sito fosse stato acquisito altre volte, si potrebbe andare indietro e vedere come compariva quel sito tanto tempo fa. Vedete che qui il contenuto è più simile all'originale, nel senso che ad esempio se io vado ad attivare, vediamo, la modalità smartphone del browser, si adatta perché la grafica non è stata toccata in nessun modo, mentre qui mi inserisce sto riquadrone qua e quindi non lo fa. Vabbè, ma a parte questo, andiamo a vedere ad esempio cosa succede a livello di file name, quindi andiamo a fare l'F12 per aprire la console di sviluppatore di Firefox o di Chrome, se volete anche si può fare lo stesso, o Edge, Opera, quello che vi pare. Andiamo a vedere con la freccina l'immagine, ecco, questa immagine ad esempio in originale aveva un percorso con WordPress Content Upload 2021-05 Getty Images 13, 20, eccetera, eccetera, eccetera. Su Archive Today vado a fare la stessa cosa, apro con F12 la console e strumenti di sviluppo, oppure clicco col destro e faccio analizza, cioè la stessa cosa alla fine. Ah, in questo caso vedete che praticamente la source vera e propria, che questo sono degli attributi extra che però non è una cosa specifica di sto sito, ma normalmente data source eccetera non è che ci siano quasi mai, però la source effettiva, vedete che mi ha proprio cambiato totalmente il nome della foto e il percorso, quindi RT1Z, questo non è il percorso, non è il nome del file originario, quello che vi dicevo prima, quindi è un aspetto che bisogna stare attenti a considerare se quell'informazione serve. Viceversa, Web Archive, andiamo a fare la stessa cosa anche qua, o clic destro, analizza, e vedete la source, eccolo qua. Qua vedete che mi a parte aver preposto all'inizio un suo pezzo di stringa, però mi tiene completamente addirittura l'indirizzo completo dell'URL dell'immagine, quindi cartella, sottocartella, nome dell'immagine e addirittura la query string che era punto di domanda x, eccetera, eccetera. Questo è un altro elemento da considerare. Ora, questa cosa si può fare anche con gli strumenti che vediamo tra poco, ma gli strumenti che vediamo tra poco ve li faccio provare su anche un sito, magari, cioè un link non pubblico. Allora, per motivi di opportunità non potevamo fare un'acquisizione su Facebook, eccetera, magari perché alcuni non hanno Facebook, perché non è il caso di acquisire roba di terzi, eccetera. Quindi abbiamo messo su un piccolo sito che useremo come esempio di post da acquisire. Allora andiamo su lazza.ml, che vi metto anche qua.
Allora, Lazza.ml, come vedete abbiamo questo social network, Akinbook ti aiuta a connetterti e rimanere in contatto con gli nerd della tua vita, le credenziali ve le abbiamo messe qua, quindi Akinbook e password 1234, logatevi tranquillamente, non vi ho messo l'informativa sui cookie, comunque essenzialmente non ci sono cookie di tracking, l'unica cosa che fa è acquisire la sessione e basta. Accediamo e cosa succede? Oh là là, c'è questo tizio, Andrea Lazzarotto, guarda cosa ha fatto, ha messo un post diffamatorio, ha scritto: Mario fa tanto santodrellino col suo evento sulla sicurezza, ma lo sanno tutti che mangia la pizza con l'ananas. E quindi qua è grave la cosa, perché c'è un'accusa ben precisa, c'è un contenuto che sta parlando male di sto Mario, che non sappiamo chi è, però vabbè, e potrebbe essere riconoscibile, perché poi anche quello è un elemento che bisogna capire se c'è la diffamazione o no, perché se il soggetto è riconoscibile, se non è riconoscibile, ma diciamo che sia riconoscibile. E c'è una foto a corredo, qua, a quanto pare ci sono anche dei mi piace, e ipoteticamente questo dovrebbe essere il giovedì 27 maggio 2021, dovrebbe essere la data in cui ha postato il contenuto diffamatorio. Ora, cosa succede? Che se io vado a prendere questa pagina qua e la metto, per esempio, su archive.today, la vado a mettere qua dentro, vediamo subito cosa va a capitare. Metto il link e dico, adesso glielo archivio. Ma mi dicono che l'affermazione del post sia vera. Ecco, in Italia tenete conto che un contenuto può essere diffamatorio anche se esprime contenuti veri, quindi è una cosa comunque da cui stare attenti, cioè non è che perché dico una cosa vera non è più diffamatoria. E in questo caso è un'accusa molto pesante, è un'accusa di oltraggio alla cucina italiana, tutta una serie di cose che ci vanno dietro, quindi attenzione. Ok. Comunque sta facendo l'acquisizione, vedete già che c'è già un problema, che io gli ho dato come acquisizione profile.php e lui mi ha acquisito login.php. perché? Perché questa pagina non è pubblica, è dietro un login, quindi non posso buttarla su un sito, a parte che, come vi dicevo, in un caso vero di contenuto diffamatorio non vado a metterla su Archive Today, non vado a metterla su archive.org, perché tra l'altro Archive Today è anche indicizzato dai motori di ricerca, quindi assolutamente non in questa tipologia di casistica non andrei a farlo con questi strumenti, però è un esempio. Vedete che è una pagina protetta dal login. Quindi cosa ho acquisito qua? Niente. Allora, a questo punto bisogna passare a un'altra modalità. L'altra modalità è quella, ad esempio, di andare a registrare i contenuti con degli strumenti, ad esempio, che installo sul computer. Allora, e qui cosa ho installato? Ho installato Ozirt, Magnet Web Page Saver, Faux, Archive Web Page. E vediamo uno per uno. Allora, parto dall'alto, tanto. Ozirt. Allora, alcune persone mi hanno segnalato che c'è un bug per cui su VirtualBox c'è un crash se provate a attivare la registrazione video. Non ci serve la registrazione video per questo laboratorio, quindi non preoccupatevi. Vado a fare un nuovo caso e vi faccio intanto notare che questo strumento si chiama Open Source Internet Research Tool, cioè strumento per fare ricerche su internet. Siccome è uno strumento che spesso ho sentito dire ma è un buon strumento per fare acquisizioni web, secondo me no, ma non perché non sia un buon strumento, perché non è fatto per fare acquisizioni web, è fatto per tutt'altro. Adesso vediamo. Allora, investigatore, vabbè, Andrea, ok, basta, next, no, devo mettere tutto, Andrea, case reference, Akinbo, adesso reference Akinbo, perfetto, si vede che è orientato alle forze dell'ordine. Cos'è che è? Vabbè, 1, 2, 3, 4, no, fantastico. Allora, sono perplesso perché è la prima volta che mi dice che c'è un caso con questo numero qua.
sì. ABCD. Ok, a quanto pare se viene fuori l'errore non si può sanificare finché non riavvio il RAM. Benissimo. E allora... Allora, andrà... Devo prima... Ah, devo mettere del service, grazie, perché mi ha segnalato la cosa. Allora, case location, gli diciamo di salvarlo sul desktop, case reference a Kimbo, case reference 1, 2, 3, 4. Grazie Base per la segnalazione. Ah, mettiamo anche le note. Oh. Ok, piuttosto esigente. L'ultima volta che l'ho provato non mi sembrava così tanto esigente. Allora, Internet Research Tool significa che è uno strumento per fare ricerche, non è uno strumento per fare necessariamente acquisizioni web. Quindi, vedete che c'è tutta una serie di cose sull'Osint, sull'Archive, che poi rimanda ai siti che vi ho appena detto, ArchiveS è sempre Archive Today con un altro nome, PeopleSearch, Network Tools, bla bla bla, eccetera, eccetera. Quindi, cosa succede? Che se io vado, ad esempio, a mettere il link che dicevo prima, mi chiede, vabbè, login, ok, Akinbo, 1, 2, 3, 4. Allora, dico, benissimo, adesso uso Osirt per fare l'acquisizione di sta cosa. Allora, c'è lo screenshot con diverse opzioni, facciamo screenshot, e lui fa lo scorrimento automatico e mi fa l'attaccatura, diciamo, degli screenshot, questo è molto, molto pratico, molto bello. Vedete che mi fa image preview, mi fa chiede cosa vuoi salvare, PNG, benissimo, date and time, mi fa anche l'hash, bello, così sono sicuro che certifico che questo è l'hash dello screenshot che ho fatto, mi chiede l'URL, note, post offensivo e log, mi va a inserire questo contenuto dentro il log. Benissimo. Posso fare un attach di un item, però questo sono file esterni, questo aggiunto le note, quello del video, vabbè, lasciamo stare, ma è simile allo screenshot perché questo può fare dei crash a volte. Impostazioni. Ecco, vedete che ci sono altre opzioni, tipo l'autoscrolling, è molto pratico, save pages PDF, potete fare una lista dei link che sono aperti, però effettivamente ottenere il testo, ecco qua, anche questo lo possiamo loggare, testo della pagina, ma se voi andate a vedere effettivamente sul log, che è qua, questo è l'audit log, ok, tutte le cose registrate, vedete che è tutto registrato, tutto documentato, la data, l'ora, eccetera, cosa ho fatto sui siti, gli screenshot, il testo, ho aperto il caso, ho salvato il caso, sì, ma alla fine dei conti, questo strumento, cosa ha salvato della pagina? Ha salvato lo screenshot, perché gliel'ho detto io, e ha salvato il testo. Questo non è un'acquisizione forense di una pagina web, questo è uno strumento molto valido, molto utile, molto bello per fare investigazioni online, magari per tenere una traccia delle attività di Osint che sto facendo e voglio registrare tutti i passi che faccio, ma non mi ha salvato niente di questa pagina qua effettivamente, mi ha solo fatto uno screenshot, quindi attenzione quando... A volte sentiamo, prova Osirt perché è un bel tool per fare acquisizioni sul web, ma non è quello lo scopo per cui è nato, non è quello, è un'altra cosa, è una cosa diversa, quindi cosa mi ha salvato questo? Screenshot e testo, basta, il codice? Boh. Forse riesco a salvare il codice a manina vedendo il page source da qua, ecco sì, il codice riesco anche a salvarlo, però... Cioè, è tutto molto artigianale, non mi fa vedere la richiesta HTTP. Vedete che non è proprio il tool giusto questo qua. Anche, ad esempio, il cookie di sessione, come lo tiro fuori? Cioè, non è esattamente il tool giusto. Quindi è un bel tool, ma serve per un'altra cosa. Passiamo
Vediamo cosa dice, qualche domanda. Software tipo OSI per Mac? No, questo software non esiste per macOS. Qualcuno ha detto che gli funziona con Wine, però questo non l'ho provato. Eventualmente usate una macchina virtuale come consigliato, insomma, per fare questi esperimenti. Ok, allora passiamo al prossimo software, Magnet Web Page Saver. Le date in questo caso vengono salvate sono quelle in locale del client, basterebbe modificarle, sì, perché non è un registro, non è un registro, cioè è un registro di lavoro, tra virgolette, in cui io sto, mi sto segnando tutte le cose che faccio a una certa ora in modo da poterle riferire poi. Allora, questo è già un tool fatto più orientato per il salvataggio di una pagina web. Allora, vedete che sono un po' di opzioni. Innanzitutto, Add URL Option Star, vediamo le opzioni che ci sono. Allora, è già qua. Allora, Capture Format, PNG, ok. SQLite, ma attiviamo anche questo, vediamo cosa mi salva dentro. Salva una copia dell'HTML, beh sì, mi interessa. Salva una copia delle immagini, mi interessa. Altre cose, no, direi che va bene. Poi mi chiede il titolo del report, il logo, vabbè. Questo non mi interessa. Ora andiamo, vediamo un po'. Vado sulla pagina, mi loggo di nuovo. Add URL. Ah no, ok, questo è per aggiungere di più. Allora, c'è Automated Capture, Manual Capture. Vediamo quella automatica, facciamo Start. Oh, mamma mia. Allora, Add URL. Automated Start. Output, vediamo l'output. È una cartella. Prova Magnet. Ok. Vedete che sta facendo un po' di cose. Ha fatto lo scorrimento, sta facendo i suoi screenshot, probabilmente mi ha creato un file SQLite, sta scaricando le immagini, dice che il SQLite si può caricare con Magnetaxon, vabbè, e vediamo cosa che mi ha prodotto. Mi ha prodotto questa cartella però ha sostanzialmente un file SQLite che poi bisognerebbe andare un attimo a vedere nel dettaglio, ma non abbiamo tempo oggi. E il log, anche questo un po', come dire, sì, non è tanto prolisso, nel senso che ad esempio mi dice che ha scaricato queste immagini, ma non mi dice gli header HTTP, non mi dice tante informazioni, l'unico header che mi fa vedere è lo user agent che ha il software. Questo qua, anche questo secondo me è un tool che da un certo punto di vista non salva tante cose e quindi è un po' così così. Andiamo a questo punto a vedere quelli più interessanti che sono questi due, cioè FO e Archive Web Page. Allora, FO abbiamo installato la trial, ed è un software che è tra l'altro italiano, è un bel progetto che serve proprio per fare l'acquisizione di pagine web, specifico per questo, quindi ha diverse cose interessanti. Sì, hai ragione, non ho installato il browser per SQLite in questo momento perché non volevo, cioè non avevo previsto di fare quella parte lì. Allora, qui creiamo un nome di un nuovo caso, investigatore, mettiamo Andrea. Ok. Allora, questo software ha diverse funzioni, non le vediamo tutte, anche perché diciamo che quella principale è questa, e la Easy. Le altre sono delle ottimizzazioni di questa modalità principale per vari casi, ad esempio c'è quella per Tor, quella per YouTube, però più o meno la base è questa. Facciamo quella Easy, che è più semplice. Allora, parte il sito, ok. Sulla configurazione posso vedere le preferenze. Non cambio quasi niente, vi faccio vedere solo che eventualmente si può decidere di mettere gli oggetti collegati che ci interessano.
attivare l'acquisizione video, che può essere utile, e generare il PDF Word e PDF, cioè il report PDF e Word. Tiro via l'acquisizione video solo per velocità e vado a inserire qui la mia pagina, vado a loggarmi e scusate, e vado a, ecco, praticamente vado a premere questo tasto che è il tasto di registrazione della pagina. E vedete che lui inizia a fare un po' c'è una macchina fotografica, non sta facendo solo screenshot, sta facendo tutta una serie di operazioni più precise, cioè sta, ok, a parte facendo lo screenshot, ma sta anche scaricando il codice sorgente, le intestazioni, i file collegati, sta facendo gli hash, il traffico di rete, eccetera, sta facendo una serie di cose sotto. Allora, mi chiedono, di default mi danno non acquisire oggetti, devo abilitare tutti gli oggetti? Secondo me, sì. Poi dipende sempre da quello che l'interessa. Se ti interessa solo il testo di un articolo, non servono gli oggetti collegati, bene o male, però spesso sì, meglio acquisire tutti gli oggetti collegati della pagina. Ecco, vedete che mi ha già aperto la pagina del caso, questo è molto, molto interessante perché ci sono diversi elementi. Intanto ci sono i pacchetti, che se poi vado a aprire con Wireshark, vedo il flusso, anche qui no, non è un laboratorio su Wireshark, quindi vi faccio vedere rapidamente che ci sono i flussi, le richieste HTTP sono creditate, sono HTTPS, però andando qua praticamente, non mi ricordo esattamente dove, ma c'è la possibilità di importare il file delle chiavi, a memoria non mi ricordo il menu, però c'è il file delle chiavi che è questo, sskey.log, che ha le chiavi SSL che vi permette di vedere il traffico in chiaro. Mi ha creato, ok, vabbè, delle immagini, mi ha creato gli oggetti e mi ha salvato il log, per esempio questo, vi faccio vedere, che contiene tutte le operazioni che sono state fatte, mi ha fatto un TXT con le richieste HTTP, no scusate, allora sì, questi sono i file collegati, queste sono le richieste HTTP fatte con gli header che venivano fuori, mi ha fatto un PDF riassuntivo, anche questo è molto utile perché ti spiega un po' cosa, che poi c'è anche in versione doc eventualmente se uno vuole copiare e incollare, che fa vedere un po' tutti i file, cosa servono, eccetera eccetera. E vabbè, ok. Ah, vedete, qua si vede il codice sorgente della pagina, per esempio, col contenuto. Vedete il link dell'avatar, altre cose. Vedete la didascalia che il social ha inserito come sfondo della foto. Questa immagine potrebbe contenere foto di un cibo immangiabile. Questo non lo vedevo guardando la pagina direttamente, ma è un testo alternativo nel caso in cui l'immagine non si riesca a caricare. Quindi già qua c'è una cosa molto più completa, poi c'è anche un codice di verifica che però nella versione demo non si può verificare. Andrea, e volevo poi solo dirti che hai ancora un quarto d'ora. Abbiamo addirittura? Sì, abbiamo deciso di allungare un po' per darti la possibilità di parlare ancora della parte pratica di laboratorio. Perfetto. Grazie mille. Allora, vedete qui ad esempio c'è il file di host, perché questo è un file che mi documenta, diciamo, la configurazione del mio sistema operativo, che come per dire che uno avrebbe potuto alterare il file di host mettendo l'IP che voleva lui con determinati domini, questo lo acquisisco in modo da documentare che non è stato alterato il file, insomma. Però sì, è interessante perché ha diverse parti utili, quindi il report, tutti i file acquisiti, il file dei pacchetti, che poi alcune cose a volte non servono neanche del tutto, tipo il dump dei pacchetti alle volte è proprio essenziale, però comunque sono molto, molto utili. Forse lo screen capture me l'ha fatto lo stesso, effettivamente mi pareva di averlo disattivato, però può essere che mi sbagli, quindi ci sarebbe anche il video dell'operazione, ecco, vedete,
Beh, è stata un'acquisizione abbastanza. Ah no, me l'ha fatto finché non l'ho disattivato. Ecco, perfetto. Ok. Infatti mi sembrava di averlo tolto. Ok. E questo è FO. Quindi vedete un software che è nato specificamente per fare questo lavoro, che appunto copre molti livelli di quello che abbiamo visto tra i file di configurazione del sistema. I pacchetti, i flussi HTTP sono in un formato okay, testuale, forse un po' scomodo da vedere, però comunque ci sono tutti. Le immagini collegate, eccetera, fino a arrivare allo screenshot e al video. Vi faccio vedere, vuoi fare una nuova acquisizione? No? Allora, le altre opzioni ve le spiego un po' a voce, ma comunque no, non le vediamo tutte. Però, ad esempio, c'è la. Ci sono delle funzionalità per fare un timing, tipo fare una cattura per un tot di tempo, per esempio magari su una pagina che ha dei contenuti che si aggiornano periodicamente. Allora, registra anche il traffico dei PC collegati alla LAN. Allora, il traffico di rete viene registrato tutto il traffico del PC, di questo PC. Se io poi nella LAN sto usando tutti degli hub stupidi, tra virgolette, in teoria registrerebbe anche quello, però ormai sappiamo che i dispositivi di rete sono tutti switch ormai, e quindi non è che registra il traffico di tutta la LAN, però del mio PC sì, quindi non è che sto registrando solo il traffico di FO, anche perché è complicato separarlo completamente. Sta registrando il traffico del PC, quindi se ho altre applicazioni aperte, mi sto facendo i cavoli miei mentre faccio l'acquisizione, magari registra anche quello. Chiaro che magari se si fa l'acquisizione si fa quella e basta, e magari si dedica anche una macchina specifica per fare le acquisizioni. Ok, allora c'è la modalità Tor perché ti facilita, diciamo, l'esecuzione di Tor perché è integrato nel programma, quindi non devi installarti Tor a parte, farlo partire, collegarti col Tor. Tutte queste cose che sono un po' tediose. C'è una modalità specifica per YouTube che praticamente quando gli dai il video di YouTube in aggiunta a tutte le acquisizioni normali ti fa anche lo scaricamento del video con YouTube DL, una modalità facilitata per WhatsApp, WhatsApp online, Facebook, però fondamentalmente sono delle varianti comunque utili di queste FO e FO Easy che sono le principali, diciamo. E poi queste ne derivano perché fanno qualcosina in più rispetto a quelle. Ok, sempre su quella pagina volevo farvi vedere l'ultimo tool un attimo, prima di passare a qualche altro argomento, un secondo, anche perché abbiamo quasi finito praticamente. Archiveweb.page. Allora, questo, come vi dicevo, è un software che serve essenzialmente, è nato per fare le archiviazioni. Per i bibliotecari, tra virgolette, cioè archiviazioni che siano più possibile realistiche rispetto a quello che è il contenuto, quindi fare un contenitore con tutto. La cosa interessante è che è una sorta di versione potenziata e migliorata, tra virgolette, di un archive today o di un archive.org, perché ho il software che posso installare sul mio computer. Oppure usare online con un servizio che prima si chiamava Archive Web Page, poi mi sembra che si chiami Conifer, ogni tanto cambiano il nome, però anche, si può usare anche online. Allora, innanzitutto mi chiede di fare un archivio, perché l'archivio può contenere diverse pagine. Quindi lo chiamiamo Akimbo 2021. Ok. E questo archivio poi ci vado a mettere dentro, tra virgolette, i contenuti. Allora, questo archivio adesso è vuoto. Benissimo. Però possiamo iniziare a fare le nostre acquisizioni. Allora, nella barra degli indirizzi vado a inserire questo link qua sempre. Sì, no, non era questo, scusate. Allora. Dove è finito? Tasto blu. Allora, start recording, tasto blu. Qua vado ad inserire l'indirizzo. E archivio dentro a IB 2021. Posso anche decidere di iniziare in preview mode, se
Prima di registrare, perché è utile questa cosa? Perché, per esempio, potrei dire, io voglio registrare questa pagina protetta da un login, però non voglio che venga registrata la password che inserisco. Magari voglio partire dalla registrazione da un cookie di sessione già importato. In quel caso posso iniziare in preview mode senza registrare, poi quando mi loggo, dopo faccio partire la registrazione. In questo caso, per semplicità, lo faccio partire normalmente. Faccio go. Parte la pagina, ok. Qua scrivo il mio nome utente, la password, faccio accedi. Sono dentro la pagina e questo tasto qua, vedete che mi dice recording, idle, continue browsing. Poi l'autopilot serve per fare lo scorrimento automatico, cose di questo tipo, perché ad esempio potrei avere un sito tipo Instagram o cose del genere in cui più scorro e più mi carica foto e quindi magari voglio farglielo fare. In questo caso diciamo che ho finito, perché non è che avessi dei commenti da caricare, questo è finto, cioè non ci sono i commenti veramente. Diciamo che ho finito, stoppo. E praticamente ho fatto, cioè io chiudendo qua adesso, vedete che ho registrato l'accedi, ho registrato la pagina del profilo. Se io clicco qua, non si percepisce tantissimo perché sembra che sto navigando, ma questo non è online, cioè sto esplorando l'archivio che ho appena fatto. E lo vedo esattamente come lo vedrebbe un utente che navigava in quel momento sul sito. Vedete la data che c'è qua, 29 maggio, che è oggi, però 14:22:51, cioè 2 minuti fa circa. Perché questa qua non è la copia live, è un visualizzatore del contenuto che ho registrato precedentemente. Questo secondo me è una funzione fantasmagorica, nel senso che io posso registrare un contenuto e salvare un archivio che poi do a qualcun altro e se lo apre con lo stesso programma e lo vede identico come compariva sul web. Se ci fosse stato un video, avrei potuto premere play e riprodurlo. Ovviamente, quando lo registravo, dovevo averlo fatto play e aver aspettato che il buffering fosse completo, perché sennò non lo salvavo tutto. Però vedete che praticamente da qua si vede in anteprima. Poi, in realtà, dentro il contenitore, che adesso vi faccio vedere, è un po'. Allora, no, scusate. Dentro il contenitore lui non è che salva solo le parti visibili, perché salva tutto effettivamente. Allora, questo è quindi un contenitore che ha due pagine. Vedete che c'è il download qua? Allora, il download nel senso è un'esportazione, diciamo, perché ce l'ho già sul PC io questa cosa qua. Il download mi permette di scegliere tra il WCAGS, Web Archive Collection, e il WARC, che è un formato un po' più vecchio, perché poi il WCAGS in realtà contiene il WARC al suo interno. Se io vado a vedere l'URL, vedete tutti gli elementi che sono stati effettivamente registrati? Tra l'altro, beh, qua si vede la password che ho messo, si vede che mi ha scaricato l'avatar, si vede che mi ha scaricato il CSS, lo stile, tutto quanto, l'immagine, posso anche cliccare e vederla separatamente. E allora vado a esportare questa cosa e dopo rispondo alle ultime domande. Allora esporto questo archivio, vi faccio vedere il WCAGS, me lo salvo sul desktop. E mi salvo anche il WARC, giusto per vedere la differenza. Allora, ora io ho il WARC e il WACS, vediamo se 7-Zip me lo apre senza colpo ferire, perché non mi ricordo se è uno zip sotto o un gzip, comunque è un archivio apribile con 7-Zip. Vedete che dentro c'è tutto il package. Allora,
abbiate pazienza. Allora, il data package che mi spiega cosa c'è dentro. C'è un JSON-L con le pagine, e un archive WARC dentro e un indice, più tutte le informazioni create, modificate, eccetera. Dentro, allora, archivio e c'è il WARC. Il WARC è un po' difficile da farvi vedere perché sì, il data praticamente adesso verrà un po' una schifezza col Notepad, però portate pazienza, perché praticamente il WARC ha tutta una serie di informazioni che sono il tipo per ogni URL, il target URI, che è il sito originale, la data in cui è stato fatto questa cosa, la tipologia, questa è una risposta, poi tutti gli header HTML e poi il contenuto effettivo del file. Quindi col blocco noto ovviamente non riesce a vederlo, però ci sono degli strumenti che si possono utilizzare per scompattare il WARC e tirar fuori i file di partenza. Però vedete tutti gli header, il file name, questo è il date, questo date qua è la data del server, questo date qua dovrebbe essere invece la data del mio computer, che circa dovrebbero allinearsi. Last modified, vedete che il mio avatar è stato modificato il 12 maggio 2019, perché sono circa 2 anni. Perdonami, mancano 2 minuti, quindi... Ho finito, adesso vi faccio vedere la datazione di un articolo con Carbon 14, riprendiamo questo, e proviamo a vedere se la data corrisponde. Allora, per usare Carbon 14 è un programma di comando, io mi sono già predisposto tutto, e voglio andare a vedere, praticamente analizzando le immagini che sono dentro l'articolo, se trovo una corrispondenza o meno. Mi vado su Carbon 14. Allora, mi attivo il virtual environment perché le dipendenze me le sono installate qua. Ok, Python 3, Carbon 14, metto il link. E glielo do come argomento. Scusate, era Python e basta. Si è un pochino impallato, non intanto rispondere alle domande. Allora, ecco, sta andando. Cosa ne pensi di Paliscope e Anchly? Purtroppo non li conosco, li guarderò quindi prossimamente. L'alternativa open source a FOA potrebbe essere la copia da HWPage via Wireshark con il keylog file? Sì, poi a volte Wireshark, come dicevo, non è sempre essenziale, a volte io preferisco usare Miton Proxy, per esempio, che è un proxy che mi fa vedere le richieste HTTP in diretta, non l'ho fatto vedere ma provatelo, è molto semplice. Perdonami, sono le 2:30, siamo già... Ecco. Io ho finito, questo vedete che è la data delle foto che c'erano nell'articolo. Detto questo, vi lascio alla regia, grazie di avermi seguito. Grazie tantissimo Andrea, molto bene,